Riprendiamo il discorso lasciato l'ultima volta, sempre legato al tema della volontà significata di Dio. Abbiamo esaminato questo aspetto di Dio che si esprime attraverso dei segni precisi per comunicarci la sua volontà, e dicevo appunto, in teologia si dice volontà significata o manifestata di Dio, cioè volontà che Dio offre alla nostra conoscenza e comprensione attraverso dei segni, e abbiamo esaminato questi segni. Non vorrei però che la parola segni producesse un equivoco. Segno, l'abbiamo detto, sono i 10 comandamenti, i 2 comandamenti della carità, sono l'esercizio delle virtù, il rifiuto, ecco, questo è anche un segno, dei vizi capitali, l'esercizio poi dei doni dello Spirito Santo e così via. Siamo passati però ad esaminare il secondo aspetto della volontà di Dio, cioè quella che viene sempre chiamata in teologia volontà di beneplacito. E abbiamo detto che la volontà di beneplacito è quella volontà di Dio che noi non conosciamo attraverso una manifestazione che la precede, ma la conosciamo dopo che essa si è attuata. San Francesco di Sales, nella sua opera intitolata Teotimo, commenta l'accoglienza di Giobbe per il male sofferto e dice: «Pensa, o Teotimo, che Giobbe ricevette dalla mano di Dio il bene e accolse con la stessa stima il male». Prosegue dicendo: «Tutto procede dalla stessa mano di Dio». Può sembrare strano che dalla mano di Dio provenga il male, ma in realtà quello che noi chiamiamo male è male secondo le nostre vedute, secondo le nostre scarse possibilità di comprensione della realtà che ci circonda. Quello che noi chiamiamo male, in realtà, per noi è un bene se proviene dalla mano di Dio. Le afflizioni porgono l'occasione per meglio attestare il nostro amore a Dio. Amarlo, quando siamo ricolmi di beni, è cosa facile, ma spetta soltanto, dicono i teologi spirituali, spetta soltanto all'amore perfetto accogliere i mali, non essendo essi amabili se non per riguardo a chi li dà. Questo dovere di adesione alla volontà di beneplacito di Dio negli avvenimenti lieti e tristi è un dovere di giustizia e di obbedienza, perché Dio è supremo Signore di ogni creatura. È dovere anche di sapienza accogliere questa volontà di beneplacito, perché non sarebbe saggio sottrarsi all'azione della provvidenza, che con l'accoglienza appunto ci porterebbe alla pace. Inoltre, accogliere la volontà di beneplacito di Dio è dovere di interesse, perché ci porta all'esercizio delle virtù e all'acquisto dei meriti. Infine, l'accoglienza della volontà di beneplacito di Dio per noi è un dovere d'amore, perché l'amore è dono di sé fino all'immolazione. Per agevolare l'accoglienza da parte delle anime che sono tribolate, che hanno delle prove, della divina volontà di beneplacito, è importante servirsi di due rimedi. Uno lo possiamo definire negativo, l'altro lo possiamo definire un rimedio positivo. Esaminiamo il primo rimedio, quello appunto che abbiamo definito rimedio negativo. È importante, quando si è aggravati appunto da prove particolari, non appesantire l'anima richiamando alla memoria mali passati, mali presenti o mali eventualmente futuri, facendo di tutto questo un ammasso che sarebbe per noi insopportabile. Dobbiamo invece fare il contrario, tenendo presente l'indicazione di Gesù, una indicazione molto importante. Gesù dice: a ogni giorno basta il suo affanno. E allora, in cambio di ravvivare le ferite del passato, ormai cicatrizzato,
noi non dobbiamo pensare più a questo passato. Oppure ci possiamo pensare, ma solo riflettendo a quelli che sono i vantaggi eventualmente ricavati, e cioè i meriti acquisiti, l'aumento delle virtù, quello che è stato il prodotto spirituale della nostra pazienza e anche la nostra capacità di essere assuefatti al dolore. Ecco, facendo riemergere alla memoria questi fatti positivi, il dolore un tantino in qualche modo si attenua, perché sappiamo bene che un male non punge se non quando si fissa l'attenzione su di esso. Una maldicenza, una calunnia, un insulto arrovellano quando vengono continuamente ruminati. Quanto all'avvenire, non è bene assolutamente pensare ai mali che possono coglierci e rattristarci. È uno sprecare il tempo ed è uno sprecare le forze, proprio perché tali mali potrebbero non accadere mai. E allora è bene abbandonarsi nelle mani del Padre Celeste e bandire come cattivi, come negativi, i pensieri che vogliono metterci davanti i dolori passati e rappresentarci fantasiosamente i dolori futuri. Questo per quanto riguarda il rimedio negativo, utile per chi sta soffrendo. Ma sempre per chi soffre c'è un secondo rimedio che potremmo definire appunto positivo. Questo rimedio consiste nel pensare, nel momento in cui si soffre, ai grandi vantaggi del dolore. Il dolore è un educatore che ci illumina, ci fortifica anche. Il dolore è in qualche modo anche una forza, perché provoca una reazione che produce energia. Il dolore è fonte di meriti per sé e per gli altri, perché vissuto pazientemente per Dio e in unione con Gesù Cristo, ci fa meritare un peso eterno di gloria. Scrive San Paolo: stimo non adeguati i patimenti del momento presente rispetto alla gloria futura che si deve rivelare in noi. Bene, queste considerazioni credo non tolgono certamente il dolore, ma almeno ne attenuano l'asprezza, facendone considerare la fecondità e l'utilità.
San Bernardo distingue tre gradi di conformità alla volontà di Dio, che corrispondono ai tre gradi della perfezione cristiana. E questi tre gradi sono: primo grado, quello dei cosiddetti incipienti; secondo grado, quello cosiddetto dei proficienti; il terzo grado invece prende il nome di perfetti. Guardiamo innanzitutto il primo grado, quello degli incipienti. Costoro, sorretti dal timor di Dio, non amano i patimenti, cercano anzi di scansarli, ma pure preferiscono patire anziché offendere Dio. Gemendo sotto il peso della croce, gli incipienti la subiscono con pazienza e potremmo dire che sono rassegnati. Come è facilmente comprensibile, la parola incipienti significa coloro che iniziano, coloro che sono al principio del cammino di, chiamiamolo pure, di santità, di ricerca di Dio. Secondo grado è dato dai proficienti, cioè da coloro che sono già in un certo senso entrati in maniera abbastanza sicura in un cammino di fede. I proficienti, sorretti dalla speranza e dal desiderio dei beni celesti, e sapendo che ogni patimento vale un peso eterno di gloria, non cercano ancora la croce, ma la portano volentieri, diciamo anche con una certa gioia. C'è infine il terzo grado, quello dei perfetti, cioè di coloro che, guidati dall'amore, ormai si trovano ad un bel punto del cammino di amicizia e di imitazione di Cristo. Costoro, per glorificare Dio che amano, per conformarsi più perfettamente a Gesù Cristo, vanno incontro alle croci, le desiderano, le abbracciano con ardore, e non già perché le croci siano amabili in sé, ma perché sono un mezzo per attestare il proprio amore a Dio e a Gesù. Si rallegrano, come gli apostoli, di essere stati stimati degni di oltraggi per il nome di Gesù Cristo. Come San Paolo, sovrabbondano di gioia in mezzo alle tribolazioni. San Francesco di Sal scrive: «L'abbandono è la virtù delle virtù, è il fiore della carità, l'odore dell'umiltà, il merito della pazienza. L'abbandono, insomma, è il frutto della perseveranza». E noi sappiamo che la perseveranza è una virtù fondamentale, perché Gesù ci insegna una cosa che non dobbiamo assolutamente mai dimenticare. Con la perseveranza, dice Gesù, voi salverete le vostre anime. Santa Teresa d'Avila scrive: «L'unica ambizione di colui che inizia a fare orazione deve essere quella di porre ogni studio, cioè ogni impegno, nel rendere la sua volontà conforme alla volontà di Dio». E aggiunge: «Sta in ciò tutta la maggiore perfezione che si possa toccare nel cammino spirituale». Quanto più, scrive sempre Santa Teresa d'Avila, questa conformità della nostra volontà è della nostra volontà con la volontà di Dio è perfetta, tanto più si riceve dal Signore e tanto più si è avanti in questo cammino. Queste parole di Santa Teresa d'Avila ci dicono una cosa importante, molto importante, che dobbiamo considerare con una estrema attenzione. La conformità alla volontà di Dio è uno dei più grandi mezzi di santificazione. È essenziale quindi abbandonarsi a questa volontà di Dio. Certo, questa affermazione non è tanto facile da realizzarsi, è facile a dirsi, ma è una cosa
piuttosto complessa da realizzare. Però noi dobbiamo realizzarla perché il Signore ce la chiede, e se Lui ce la chiede vuol dire che essa è possibile, vuol dire che è la meta della nostra realtà terrena, è il senso, diciamo così, della nostra esistenza, costruire in noi questa volontà di Dio, questo abbandono alla volontà divina. Quali sono i frutti dell'abbandono alla volontà divina? Enumeriamoli. Il primo frutto: abbandonarsi alla volontà di Dio fa vivere in dolce intimità con Dio, come il bambino tra le braccia della madre. Secondo frutto: l'abbandono alla volontà di Dio fa sì che l'anima cammini con semplicità e libertà. Fa in modo che l'anima non desideri altro che quanto è voluto da Dio. Come dire, a me piace soltanto quello che il Signore vuole. E alcuni misti dicevano, e al Signore piace quanto io voglio. Non dimentichiamo la famosissima frase di San Paolo, molto nota, che purtroppo viene citata spesso in modo improprio ed abusato. Dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, questo è un discorso di perfetta fusione con la volontà di Dio. Quello che c'era nell'anima di Paolo piaceva a Dio, e quello che c'era in Dio piaceva a Paolo. Una meta bellissima, la dobbiamo raggiungere. 3. Altro frutto dell'abbandono alla volontà di Dio è quello di diventare capaci di essere costanti e di animo sereno in tutte le circostanze. Quarto frutto dell'abbandono alla volontà di Dio. Ecco, questo frutto riempie di pace e di allegria. Non può accadere nulla capace di alterare l'anima, perché si desidera soltanto quello che Dio vuole, e dunque gli eventi non sono più subiti, né ci sentiamo da essi strattonati, ma sentiamo di camminare un po' come se fossimo su una barca portata dalla corrente. Infine, ultimo frutto, potremmo dire, dell'abbandono alla volontà di Dio, è che esso assicura una morte santa e assicura il favore di Dio. Giungere alla fine della vita avendo coscienza piena, sicura, non illusoria, che noi siamo vissuti compiendo ciò che il Signore desiderava da noi, ecco, questo credo che sia il momento della beatitudine più profonda, più vera. E ovviamente un altro frutto è il favore di Dio. Sappiamo, perché ce lo insegna la teologia mistica, che in cielo Dio compirà la volontà di coloro che avranno compiuto la sua sulla terra. E con queste affermazioni concludiamo questa analisi della volontà di Beneplacito, la quale, come sappiamo, per noi è molto importante, soprattutto per realizzare, come abbiamo detto in tutto questo percorso, la propria santificazione. Ma del discorso della propria santificazione diremo di più nella prossima volta.